1900, il piano della visita. Il fatto che si riceve a riprendere bene anche le scritte, per il fatto che ho messo una lente planiforme, recupera che era l'intrazione a un atlante d'Italia della benemerita organizzazione Touring Club Italiano, e questa lente planiforme vagamente richiama il sistema dell'NHK di televisione integrale, e soltanto che anziché avere un semocchio di mosca dietro una lente, abbiamo semplicemente due lenti con davanti una lente planiforme, quella che ho visto poc'anzi, e quella del Touring Club Italiano Benemerita, che tra l'altro c'è una mostra in Mercanti, a Milano, in Piazza Mercanti, proprio il 150°. Questa è con Leonardo Molla, è del 1868-2011. La lente planiforme fissata con elastico davanti alla macchina, fotografica, in modo da che l'elemento centrale della lente si trova più distante dalle due lenti laterali. In questo modo si ha la possibilità di avere una bloggy, magari anche con maggiori dettagli, ma con un effetto di rilievo più significativo, e la possibilità di leggere anche da vicino, anche che è un bel derivato. 7. Una risoluzione. Direi comunque dire che questo museo è bello, dire poco. Vedi che poi super diversi sono belli anche io del museo di scienza e tecnologia, oppure il museo centrale che fino ad aprile c'è risposta la mostra Brain, proviene da New York, c'è anche in ultima stanza, c'è anche le cose più avanzate, incluso il comando a distanza di arti attraverso impulsi nervosi per persone che sono state, come si chiama, private di arti. Speriamo che il tuo marchione, la coppia marchio vecchia, riescano a porre in mettere sul mercato delle vetture che incontri sempre più il favore della gente, con anche un certo grado di anticonformismo. Gli danno ancora chiedere una consulenza estemporanea, perché no, al fratello di Elkin Lapo, che mi pare in quanto maestroso. Comunque sarà sempre di fare dei modelli che siano un po' anticonvenzionali e rompono gli schemi consolidati, in caso farli fare fuori da esterni, al limite anche interpolati di suggerimenti dei giovani, come quello dello IED,
di Milano, per dire proprio quelle di Milano e di Roma. Rivalta è la prima fabbrica in cui in Italia si è applicata la robotica nella produzione. La Comau, dagli anni 70 in poi la Fiat si attesta sempre di più come unico colosso dell'industria italiana dell'auto. Le poche case che avevano superato la crisi del dopoguerra sono man mano acquisite dalla Fiat, per esempio un'auto bianca perché venne anche all'estero. La Lancia nel 1969, stesso anno in cui la Fiat acquisisce il 50% del parco azionario della Ferrari, l'Abarth nel 1971, l'Alfa Romeo nel 1986, la Maserati nel 1997. Nell'ultimo decennio la fabbrica ha compiuto passi da gigante nel campo della tecnologia, conquistandosi il soprannome di Fabbrica Italiana Alta Tecnologia, in riferimento all'acronimo Fiat, e nel campo delle emissioni di CO2. Nel 2008 risultava avere la gamma di autovetture con le più basse emissioni di anidride carbonica. La sua esperienza ha fatto anche un laboratorio glorioso di ricerca e sviluppo, mi pare a Gorbassano. Veicoli commerciali leggeri e camion. Nel 1898 della vetturella Vellegas fondano molte fabbriche, ben 11, tra cui la SCAT, la Imala, la Rapid, la Ceirano, la SPA, la Junior. Proprio la Vellegas costituisce il primo modello Fiat, quando questa società, all'indomani della sua fondazione, rileva disegni, attrezzature e personale della prima fabbrica Ceirano. La Fabbrica Italiana Automobili Torino è stata fondata l'11 luglio 1899. All'inizio la sigla veniva scritta per esteso, ma subito dopo venne adottato l'attuale acronimo Fiat. Nata fin da subito come grande impresa industriale, è capitanata da un gruppo di nobili e imprenditori torinesi, tra i quali spicca per piglio e ampiezza di vedute Giovanni Agnelli. Nelle immagini possiamo vedere il primo stabilimento Fiat in Corso Dante, con gli operai impegnati nelle varie fasi di costruzione. È curioso notare come in presenza della macchina da presa, ai tempi oggetto di grande innovazione, tutti i lavoratori interrompano le proprie faccende per spiare curiosi quello strano prodigio. Dalla fine dell'Ottocento a Torino si assiste, in parallelo alla fondazione della Fiat, a una fioritura di piccole imprese che si cimentano nel costruire automobili. Molte di queste, sorte su un principio artigianale, si reggono grazie alla genialità e all'inventiva del fondatore, al contempo progettista, costruttore, pubblicitario e amministratore. Uno di questi è Michele Lanza, a cui si deve la prima automobile italiana a quattro ruote, costruita nel 1895. Nella vita di tutti i giorni è un industriale di saponi e cere. La sua azienda è proprio quella che finì a far parte della famosa Mira Lanza. Altre aziende sono invece realtà industriali già consolidate in altri campi, che decidono di orientarsi anche sulla produzione automobilistica. È il caso dell'Adiatto, in Corso Lucaglieri. All'origine fabbricanti di carrozze, poi costruttori di vetture tranviarie e ferroviarie, e infine di splendide automobili. Vincenzo Lancia, invece, fondatore nel 1906 dell'omonima marca, aveva iniziato come pilota la corsa Fiat. I suoi prodotti acquistano rapidamente fama di robustezza, durata ed eleganza eccezionali e si conquistano un ampio mercato. Un altro grande marchio fu la Itala, fondata nel 1904 da uno dei fratelli Ceirano. Nel 1907 si coprì di gloria vincendo il primo raid automobilistico della storia, da Pechino a Parigi. Quest'ultima, come la maggior parte delle industrie automobilistiche di quegli anni, chiuse definitivamente negli anni 30. Così è anche per molti altri marchi automobilistici nati subito prima o subito dopo la prima guerra mondiale. La Steyr,
l'ansalmo, la temperina, la chirimina, la foto. Nel frattempo la Fiat cresce esponenzialmente. Se la prima produzione di autovetture datata al 1900 avviene nello stabilimento in Corso Dante con l'utilizzo di soli 50 operai, all'ingotto entrato in funzione 23 anni dopo lavoravano già più di 10.000 operai. Il lingotto fu storicamente molto importante, qui vi si adottò il primo sistema di catena di montaggio a ciclo verticale con la fase finale del collaudo sulla pista del dritto su modello Fulvia. Da un punto di vista cinematografico è curioso notare come adesso gli operai impegnati nell'automazione della catena non si possano distrarre nemmeno un istante per osservare la macchina da presa. Siamo agli albori dell'automazione, come intuisce con grande ironia Charlie Chaplin in una delle sequenze più famose della storia del cinema. È stato un ruolo importante e di qualità essenziale. Right take. I motori sono montati con cura uno a uno nelle officine di Corso Marche e sono testati come sempre a limite.
vari progettisti in via. È bellissimo. C'hanno i francesi anche una... Adesso mi pare anche c'erano disegni italiani. E andando alla Citroen, mi piace sinceramente la Citroen che utilizza la prestazione di prezzo ed è un entry level relativo alla 500, cioè alta qualità a prezzi contenuti. La 500 ultimo tipo. Ovviamente la brutta pregiata Mini Morris. Designer odierni, tempo di nuova abilità, la vita individuale della sicurezza, velocità, del comfort, dello stile, la folle, ecco, completamente tappeto volante, magico tossico ci permette di spostarci al volto dei limiti della nostra città, casa, camera, paese, abitando che sempre più, sempre meglio ci accorgono. Una sorta di replica pigiata di casa, raggiunge certi obiettivi in modo faticoso, impegnativo e mette in gioco le capacità e risorse del progettista. Ascoltare come hanno fatto con tutti faranno cultura, i più grandi progettisti hanno molto piacere, non possiamo perdere. Quella sezione, quel legame anche esattivo al marzo all'anza medio, ma anche delle imprese, ma insomma vediamo che questo è il suo concetto, che è un meccanismo che per me è un problema. Hamilton ha soltanto un punto di vantaggio su Fernando Alonso, quindi non è poi in termini strettamente aritmetici una situazione così catastrofica. È chiaro che la differenza di rendimento delle macchine in pista si scoraggia un po', ma i numeri 25-24, diciamo che la proiezione non è ottima. La McLaren che non è andata bene a seconda anche davanti alla Ferrari nella Sky Sport classifica costruttori. Volevo chiedere a Umberto, mi sembra che un altro dei fatti del giorno sia Umberto, ma con il suo punto prima di me
il corpo, apparati di comunicazione. Per garantire la terra, la i piani della vita, piani di automobili, di automobili, di 100, piani di automobili, dell'automobile design. Una visita architettonica. Bellezzata. E piacevole, proprio piacevole vedersi. C'è documentazione. Giovanni Canestrini. Scusi, questo lì c'è quello che si può prendere, queste? Eh? Grazie. Qui sono tutti i vari elementi vagamente inerenti, inerenti al bookshop. Sono due perché così se non funziona uno funziona l'altro, c'è il trucco. Ah. Della visita che ho fatto alla tema all'unità via Treno, dove ho varie cose interessanti, una videocamera con l'immagine, l'immagine delle, cioè, degli edifici, anziché con la termovisione, semplicemente scannerizzando con laser un edificio, integrando le informazioni per avere i peculiari input. Poi voglio parlare con la sinistra, circa la sinistra, circa il la unità via via la direzione magnetica complica tanto quello, tanto quello fatto in Giappone
accettabile quello fatto all'aeroporto di Shanghai, ed era un progetto che, se non ho capito male, doveva espandersi, però dato che adesso ci sono i treni di prima velocità, non c'è da che semi-competitiva e sono forse più economici di quanto diciamo. Andiamo a piedi verso il classico Castel Valentino. La patria. Quello che mi divale, ci sono i musei, mostra anche una balestra, romana addirittura, non vedo più, pace. Ah,
Non riesco. Ragazzi, la tua credo che bisogna i soldi di tratti architetti di questo documento si mette alle 4 c'è la ricordazione dell'architettura medievale del 15 secolo in più o meno prima della vostra per l'edizio di aria utilizzata per le vertici dei siti dove sono cominciato per sembrare stare dal Tornigano anticipando i parchi tematici contemporanei. Buongiorno. Per caso esiste un bus che mi porti? Questa è la facoltà di architettura. Valentina. Cose che vuole fare l'estero. Cinema, mi ci piace anche il sedere, sono felice. Squadra Claudio Porchietto,
coraggio di innovare, abbiamo di Bianchi Futur V, il coraggio di innovare.com. Facendo colori, cosa del teatro, ragazzi giovani, ci saranno in nozze 11 però per intervenire, poi il nuovo numero del Bacese, questo è il prima, ci ne ha pure.